Amber, sposami per favore. Oh, eccoci ritornati sul canale. Oggi vi mostriamo non una stampante 3D, ma un incisore laser che ci ha fatto veramente impazzire, in senso positivo e negativo. Beh, dai, però più Negativo, no, positivo, no, eh. positivo dico a livello di esperienza, negativo a livello di Video. backstories, diciamo, Sì, di sì. creazione del video. Diciamo che non è stata una delle registrazioni più fortunate, a partire da... Da 2 mesi fa ormai. Sì. Allora, come nasce la storia? Gearbest ci contatta e ci propone un incisore laser. Benissimo, interessatissimi. Noi avevamo già avuto esperienza con la Snapmaker 1 col suo piccolo incisore laser da soli 0,2 02 watt. watt, esatto. Quindi, insomma, un giocattolino e ce Però l'ha faccio dato. funzionare. Esatto. Gearbest ce ne ha proposto uno da 7 watt. Fantastico. Arriva l'incisore. Non funziona, assolutamente non funziona, nel senso che L'aspetto era come questo, solo che era cromato, cioè era era cromato, argentato, color esatto, argento. un'altra marca, non funzionava bene. In pratica, quando doveva ripassare sullo stesso punto, andava da un'altra Cambiava linea. parte, cioè probabilmente la scheda logica non funzionava. Come se devi disegnare un 2, fai tac il primo segno e la base la fai qui. Cioè, il Esatto, problema era questo. non riuscivamo a trovare una dritta. E dopo 2 giorni di prove abbiamo contattato Gearbest e abbiamo detto: noi questo prodotto non lo possiamo recensire perché non funziona. Esatto. Fondamentalmente, non è che funziona male, non funziona. E Gearbest ha detto: vabbè, dai, te ne mando un altro, perché non recensisci questa, la Orthor Laser Master 2 da 20 watt? 20 watt, fighissimo! Tantissimo, dici. Infatti, eravamo contentissimi di Provarlo. poterla provare. Devo dire che l'esperienza, ora ve la racconteremo nei dettagli, però è stata estremamente positiva, con dei risultati molto piacevoli, insomma, ma Beh, essere passati paganti. da 0,20, A detto, a 20. 20, cioè. E infatti, tutto bellissimo. Abbiamo effettivamente anche registrato Registrato la già questo video. recensione, che sarebbe dovuto uscire o ieri o l'altro ieri, a seconda di quando riusciremo a pubblicarlo. Insomma, Il microfono di Max non è registrato, detto proprio in breve. esatto. Quindi l'audio era Abbiamo completamente sminchiato. inusabile, cioè ragazzi, era un abbiamo fatto montare, però non Cioè, sembrava la voce modello Daft Punk, quella di Max, quindi cioè, sentiva la mia pulita e quella sua malissimo. e quindi abbiamo E dovuto riregistrare, registrarlo. cioè Lo stiamo stiamo riregistrando da capo, però appunto, detto questo, andiamo a vedere la la stampa. macchina Sì, in la sé. stampante. Allora, Diciamo che stampa, però in un altro l'engraver, modo. vabbè, Engraver, engraver laser. pur sempre un dispositivo cartesiano, Sì, no, quello sì. E per quindi. quello, è quello intendevo dire, infatti, non stampante. Esatto. Allora, il piano Iniziamo di... dall'assemblaggio che abbiamo fatto in live. Sì, l'abbiamo fatto in live, lo trovate anche in descrizione. Velocissimo, tipo ci abbiamo messo 10 minuti a Sì, ma montarlo, alla quanto... fine un frame a 4. Tra l'altro, ho Sì. apprezzato moltissimo questi inserti angolari che vedrete meglio in live, però sono qui, dove praticamente vi aiutano a mantenere la squadra del frame, che voglio dire, Non è male come non è cosa. male, è stato molto comodo da Poi si usare. sa che strumenti simili, più sono rigidi, meglio rendono. Esatto, poi tra l'altro arrivava con la 6X già assemblato, quindi una roba bella Sì, è già fatto, veloce. perché ti ricordi l'altro che c'erano da avvitare i Sì, no, è cuscinetti, da tutto. impazzire. Ma Più. sai cosa? Non è impazzito, però era lunga come Sì, procedura. sì. Amo quando si accendono i LED per Sì, ma la... io non esagererei. Sì. Effetto dinamo. Insomma, una volta montata, poi la zona di controllo era già tutta preassemblata, i cablaggi erano già inguainati, quindi è stata A prova di veramente. cretino, Sì. cioè è stata veramente semplice da montare, rapida, e appunto ci abbiamo messo 10 minuti Vabbè, comunque in live avete proprio tutta la procedura di di montaggio montaggio. praticamente. E proprio parlando del montaggio, questo engraver arriva senza un manuale, arriva con un volantino con un QR code che riporta alla pagina sul sito web della Ortur, che link anche che vi metto in descrizione perché è molto carino. Oltre a fornire i collegamenti al software, i collegamenti ai driver e i collegamenti diciamo, ai vari manuali, istruzioni di montaggio, c'è una sezione che mi è piaciuta molto che recita: i problemi possono accadere. Ecco
tutti i modelli 3D delle componenti dell'incisore. Mm. In pratica tutte le parti in plexiglass tagliato ovviamente a laser presenti, che sono diciamo fornite nel kit, sono rifornite sul sito in formato STL per essere stampate in 3D o magari tagliate da qualche forma, il che l'ho apprezzato molto, perché appunto non hai bisogno di prendere i ricambi e te li puoi fare da te, anche cioè, perché voglio dire, se si rompe un piedino te lo sostituisci subito, anche perché poi vai a disallineare tutto praticamente se metti una cosa di diverso. Tra l'altro, cioè, se tu utilizzi un accessorio del genere, si presuppone che magari hai anche qualche strumento per poter stampare in 3D e quindi ricostruire i pezzi, o comunque, cioè, sei in un ambiente in cui potresti riuscire facilmente a procurarti e stamparti i pezzi. Quindi è una cosa molto apprezzabile. Un'altra cosa è il fatto, vabbè, qui non funziona schede, quindi SD. Sì, SD. Scordatevi, infatti, la piastra logica utilizza un sistema GBRL o GBRLB, non mi ricordo qual è il nome, comunque non potete caricare su SD i file e lasciarlo lavorare da solo. Per lavorare deve essere sempre collegato al computer. Mm-hmm. Non è un problema immenso, anche perché vista la potenza potete pensare che i tempi di lavoro sono abbastanza brevi. Vi ricordo che comunque è un prodotto per hobbisti, non è che dovete pensarlo come un prodotto per professionisti, perché se avete quelle necessità probabilmente un laser a CO2 è più indicato per le vostre esigenze, però allo stesso tempo stiamo parlando un po' meno di... per il vostro portafoglio. No, ma non solo a livello di costi. Sì, no, anche a livello di struttura, sì, dico, cioè, di è fondamentale esigenze. Avere un sistema di estrazione e purificazione dell'aria in quel caso. È la classica cosa, che cacchio te ne devi fare. Esatto, ecco. Anche però con quello tagli davvero sì, anche no, l'acciaio. Sì, no, tagli davvero anche l'acciaio, però voglio dire... Cioè l'alluminio forse, l'acciaio no. Sì, può darsi. Un'altra cosa interessante di questo incisore è che in realtà noi abbiamo il modello da 20 watt, ci sono altri moduli laser da 7, da 10, da 15, quindi in base alle vostre necessità potete sostituire il modulo laser. Potete non comprare questo che è il più costoso, siamo oltre i 200 euro, e prenderne uno un po' meno costoso con un laser più piccolo, e magari in un secondo momento, se ne avete bisogno, potete upgradarlo praticamente. Esatto, che comunque questo modulo da solo costa 140 euro. Infatti tutto il costo lo fa il laser. Esatto. Fine. Però allo stesso tempo, il modulo dipende dalle vostre esigenze, perché se il vostro obiettivo è per esempio quello di creare stencil in carta per decorare torte o fare... anche fare gli sticker, i wrap, cose, cioè carta e cartone. Basta un laser da 10, da 7, quindi potete anche pensare di risparmiare. Anche meno, cioè se riuscite a farlo con lo 0,2 pure. Sì, anche, quindi... però là devi andare più piano. Sì, devi andare più piano. Perché tutto. Vi ricordo sempre che i parametri di movimento, cioè per incidere, sono una combinazione di potenza del laser e velocità di incisione. Ovviamente, assumendo che il laser vada al 100% della potenza, se incidete a 100 mm al secondo, a 100 mm al minuto, 100 mm, sì, andrà a una certa velocità. Se andate a 1000 mm al minuto, avrà meno tempo il laser per bruciare il materiale, quindi sarà meno efficace. Quindi è importante giocare con questi due parametri per ottenere quello di cui avete bisogno. Infatti lì poi cambia molto pure il materiale su cui vai a incidere, magari c'è qualcosa che richiede magari un semplice un'incisione veloce e semplice per essere evidente, qualche altro invece, ma pure per esempio diversi tipi di legno ha bisogno di più tempo per poter penetrare, tagliare e bruciare. Oppure magari c'è quello che ti fa bruciature, quindi di essere più rapido, quello che può permetterti di incidere di più. Insomma, c'è da fare un po' di tentativi. Ne parleremo quando faremo vedere i nostri test. Ok, per far vedere i test parliamo anche della messa a fuoco. Esatto, che è una cosa molto importante. Allora, in genere c'è la focale da sistemare per quanto riguarda i laser, gli incisori. Cioè, come funziona? Tu ti dovresti mettere gli occhiali, accendere il laser a intensità minore ovviamente, perché se no diciamo non è molto salutare, e metterti a regolare la messa a fuoco fino a quando più o meno non vedi che la punta del laser si è ristretta al massimo della sua dimensione, non sia sfocata e quindi sia concentrata in un unico punto. Può essere fastidioso perché magari rischiamo di essere imprecisi. Invece, è anche fastidioso per gli occhi, perché, insomma. Anche fastidioso per gli occhi. Invece qui hanno adottato un sistema molto semplice. La focale è fissa
alla stessa distanza. Quindi tutto quel che bisogna fare per azzerare, questo è un asse in pioppo, che è quella che al momento sembra ci abbia dato più soddisfazioni. Bisogna prendere la dotazione, cioè un cilindretto alluminio, secondo te? Sì, l'alluminio da 3 cm. Un cilindretto d'alluminio da 3 cm, alzare il laser, poggiarlo sopra, stringere. Ah, non vedevo infatti la... Più su. Perfetto. Ristringere. E il laser è calibrato. Il che spettacolare. È comodissimo. E però questo infatti... Esatto, Max ha voluto fare lo sgargiante, ossia, dato che abbiamo scoperto che 20 watt per un laser del genere sono molto potenti, possiamo tagliare cose, ecco. Però, dato che a noi non ci bastava tagliare magari 3 mm, 4, roba del genere, ma volevamo di più... Sì, perché 3 mm più o meno li tagli in due passi. Sì, due passaggi li tagli. Giustamente facevo notare Maurizio che, andando in profondità, ovviamente la distanza dal punto di messa a fuoco varia, quindi diciamo o è meno efficiente il laser o proprio non è per niente efficiente. Quindi diciamo che ipotizziamo di aver inciso qui sopra, siamo penetrati di non so di 5 mm per fare un esempio, e dobbiamo ricalibrare il laser. Lasciamo immobile intatto dove si trova il modello e prendiamo uno dei cilindretti che ha fatto Max per le varie misure. Per esempio, dov'è? Questo è da 5. Poggiamo sotto, facciamo la stessa identica cosa. Mo non lo sto a smollare, rimollare, però... Ricalibriamo e quando farà il prossimo giro lo farà con la messa a fuoco della profondità col quale è arrivato. Tagliando alla massima potenza. Esatto. Questi modelli li trovate in descrizione. Sono molto semplici, però voglio dire, sono già fatti, pronti e... stampabili. Però direi di passare alle creazioni, alla ciccia, esatto, a quel che ci interessa. Iniziamo dalla penna. Sì, questo lo rimettevo a posto perché ce lo teniamo per dopo da parte. Appena ho saputo che stava arrivando un laser così potente, mi sono dato la pazza gioia con i materiali e tipo facendo shopping matto su Amazon ho comprato sta roba. Ritagli, un chilo di ritagli di vera pelle, dicono italiana, vabbè. Ma di italiano, forse. Non lo sappiamo. Su Amazon praticamente sono evidenti scarti di lavorazione, probabilmente di divani. Sì, roba del genere. Ha dimensioni, come vedete, comunque abbastanza simpatiche. Ne abbiamo presi appunto questo chiletto per provare a vedere come si comportava con la pelle. Per capire se possiamo fare i tatuaggi. Esatto. Sì, Francesco ogni volta vuole mettere le dita sotto il laser. Cioè, vabbè, alla fine lo farò, mi farò male, mi pentirò. Esatto. Perderò un'unghia. Del primo test che abbiamo fatto è stato su questo pezzo di pelle verde, dove abbiamo provato ad incidere PDV-chan ed effettivamente a tagliarlo. E devo dire che il risultato è stato... molto interessante. Il taglio viene benissimo. Sì, il taglio infatti si vede con o senza foro. Esatto. Poi abbiamo provato anche a ritagliare una M di momenti di qualità, ancora per poco, e anche qui il risultato è stato perfetto. Sì, perfetto. Tra l'altro in questo caso ho anche utilizzato del nastro carta per proteggere la pelle in modo tale che le bruciature dovute all'alta temperatura non rovinassero i bordi della pelle stessa. Il risultato è stato davvero eccellente. Poi passiamo al legno, che è quello che abbiamo visto prima. Siamo stati monotematici, ma diciamo che sono state una meglio dell'altra. Aspetta, le prendo nella sequenza con cui sono state fatte, perché si può vedere l'evoluzione. Ok. Allora, Amber. Poi. Lisa. E Mona. Ok. La Mona è venuta perfetta. Allora, vi spieghiamo perché gli step evolutivi. Allora, sì. Già il primo è evidente, perché praticamente su Mona... Non c'è stato soltanto l'incisione, ma Max ha fatto incisione e taglio. Cioè, questo riquadro è stato ritagliato, infatti si può vedere dalle bruciature posteriori, sì. Ed è venuto perfetto. Qui potete vedere anche nel video il momento in cui è stata staccata dalla sua base ed è venuta perfetta. Io ne approfitterei appunto per metterlo così. Guarda come si può già bene. Ah, fantastico. Ah, perfetto. Poi mettiamo questa qui. Lisa, ok, e Amber, questa magari tieni anche qui. Sì, Amber lo spiazzò. Povera Amber. Non c'è spazio per... no, infatti Amber non va bullizzato, è preziosissimo. Ok, esatto. Perfetto.
Che dire, cioè, il risultato è ottimo. L'unico legno di tipo diverso che abbiamo utilizzato è proprio quello di Lisa. No, di Mona, scusate. Che è un po' più sottile. È più sottile. Ma il risultato è stato davvero fantastico. Anzi, a proposito di questo tipo di incisioni, è molto importante padroneggiare il programma di gestione dell'incisore, che è un po' rudimentale, molto, molto potente, ma allo stesso tempo rudimentale. State vedendo in questo momento come ho ottenuto l'incisione di Lisa. Praticamente ho preso l'immagine originale e l'ho scomposta su più livelli, perché il programma di gestione permette di vettorializzare o trasformare in scala di grigi qualsiasi tipo di bitmap. Questa possibilità mi ha permesso di creare e inserire più livelli, partendo prima dalla greca e poi aggiungendo prima lo sfondo come sfumatura, poi lo sfondo come bordo, poi il personaggio principale come bordo esterno, il personaggio principale come bordi interni e poi il personaggio principale come sfumatura. Quindi praticamente il laser ha inciso più volte la stessa zona, prima ha fatto le righe, poi ha fatto la sfumatura e tutto il resto, per ottenere questo risultato multiplo. Purtroppo non potete in un colpo solo caricare l'immagine e ottenere questo tipo di effetto. Però sta di fatto che con un po' di Photoshop e un po' di pazienza. Un po' di pazienza, i risultati vi assicuro che sono davvero interessanti. La sorpresa, come dicevamo prima, è stato il plexiglass. Cioè, non l'abbiamo detto prima perché c'è stato un taglio, però sappiate che la nostra sorpresa l'abbiamo avuta col plexiglass, perché abbiamo detto, c'è salito, diciamo, il proviamo a incidere cose. Ah, qui tra l'altro vedete dai video fatti, del video sempre che non è uscito, l'incisione sulla mia cintura, che oramai è diventata un benchmark, esatto, degli incisori laser. È un benchmark con la scritta in Comic Sans Fraus. Tra l'altro ho messo la cintura al contrario, quindi in questo momento ho la scritta al contrario. E poi cosa lì, tipo, la mantenevi in una maniera assolutamente... Sì, no, poco safe, cioè pure quella... Non fatelo a casa. È a taglio dell'unghia. Anzi, a proposito, giusto, per la serie cose da non fare, laser acceso senza occhiali protettivi. Con laser arrivano gli occhiali protettivi, stanno là. Mi raccomando, se il laser è collegato alla corrente e acceso, occhiali addosso, perché la vista non ve la ridà nessuno. Esatto. Quindi, mi raccomando, su quello... Dovete fare moltissima attenzione, non molta, ma moltissima attenzione. E anche i polmoni, dato che per fare incisioni particolarmente profonde, diciamo, sulla plastica, l'aria si saturerà. Per esempio, qui in stanza, quando abbiamo fatto il primo tentativo, che era tutto chiuso, cioè c'era, figurati, la porta del bagno aperta con la finestra aperta. Quando abbiamo riaperto qua la porta, cioè sembrava una sala da poker degli anni 80, no, cioè era saturato. Quindi di fumo. Mi raccomando alla reazione anche degli ambienti, un estrattore, qualcosa. Per dire quanto è potente, allora non si vede perché appunto è alla base della telecamera, ma quando appunto sono state realizzate queste stampe, Max ha messo sulla finestra un ventilatore pure bello potente, al in exhaust, massimo, diciamo così, e così ha aspirato tutto quanto via. Abbiamo risolto abbastanza. Esatto, quindi diciamo che bisogna fare molta attenzione, come per la stampa a retina, bisogna stare in un luogo molto ventilato per più di un motivo, dato che potete respirarvi lo schifo. Comunque, detto questo, il plexiglass. Il plexiglass è stato uno dei materiali che abbiamo provato a tagliare, ad incidere, anzi, e pure qui avevamo un po' di timore, perché appunto, essendo trasparente, potevano esserci riflessi, quindi avevamo paura. Abbiamo messo, ce ne siamo andati, l'effetto stormtrooper da tutte le parti. In realtà, ovviamente tutto questo facendo con il nastro carta messo sul plexiglass appunto, per evitare bruciature, riflessi e quant'altro. Abbiamo inciso su questo pezzo di plexiglass trasparente. Che sta qui sotto. Che non è trasparente, non è totalmente trasparente. Però è trasparente con uno sfondo stampato, perché è una foto. Esatto, è una foto. E niente, l'effetto che abbiamo avuto sembrava quasi di scioglimento, nel senso come se si fosse sciolto il pezzo. Perché ho detto, sì, ha penetrato, però poi è fuso e si è sigillato. Cioè... l'idea che ci siamo fatti è questa, però abbiamo detto, non è che forse il trasparente, sì, no, comunque se lo vedi è trasparente questo dentro. Sì, appunto. Non è che forse il trasparente dà qualche problema per i riflessi e tutto,
Proviamo con un pezzo di plexiglass nero. Oh, non solo siamo riusciti a incidere, ma andando con il laser super cattivo siamo riusciti a tagliarlo. Era un 4 o 5 mm. 4 o 5 mm tagliato, cioè di netto. Non riusciamo più a trovare il pezzo. Sì, è c'è da qualche disperso. Parte, è disperso. Ma era un una cosa piccolina, piccola, una stellina. Sì. Però possiamo dire che il plexiglass non trasparente si può tagliare. Ed è una cosa OP, secondo me. Cioè, esatto. Francesco, Francesco sì. Sa già, sono giorni che continua a dire oh, ma perché possiamo non facciamo quella cosa? Possiamo fare quello. Esatto. Quindi è fenomenale, fenomenale, fenomenale. Ed è una delle feature che più mi è piaciuta. Ecco, infatti. Insomma, direi che come abbiamo Mona. Un po' raccontato tutto della nostra esperienza con questo incisore che sicuramente continueremo a usare, anche perché ho altri progetti pronti per altre tavolette di Genshin Impact che tra l'altro trovate anche sul nostro sito per acquistare. È vero, perché come abbiamo detto ragazzi noi ci stiamo riempendo di roba che facciamo per i video ma non sappiamo più dove mettere, quindi se vi interessa qualcosa la trovate in descrizione sul sito apposito, che siano stampe, incisioni, litografie. Boh, scarti tipo io. No, no, la pelle non credo la che la mettiamo, no. Anche perché magari la potremmo usare per qualche... Sì, per altre cose. No, no, dicevo gli scarti, come gli scarti, così noi abbiamo pure tutta la... Sì, infatti, tutto la roba materiale. Messa in mezzo e niente. Comunque siamo rimasti davvero contenti sì. E soddisfatti di questo incisore. Sicuramente continueremo a usarlo perché è una versatilità pazzesca. Poi il laserone è sempre bello da usare. Questo è veramente il laserone. Il laserone. Detto questo, penso che sia stato detto tutto. Avete qualche idea, qualche proposta? Qualche materiale che volete vedere se si può bruciare? Abbiamo provato io anche l'alluminio. Io vorrei fare una stronzata. Però praticamente anche proteggendolo e tutto il resto... Non lo incide, diciamo. Non siamo riusciti a ottenere buoni risultati. Sai cosa si può provare? Ma una stronzata, perché intanto è una cosa che dura poco. Vedere che succede se si mette un cubetto di ghiaccio, si fa semplicemente il punto fisso al centro. E là c'è il problema delle riflessioni, però. Però lì se devi considerare che lì si scioglie pure, quindi forse fa il buco in mezzo oppure si riflette da tutte le parti e non fa un cacchio. Ah, sarebbe da vedere. Là devi mettere tipo la videocamera, puoi andartene. Fuggire. Ci trovano tutti i muri. E controllare da remoto il computer per far andare l'incisione in modo tale da essere al sicuro. Potrebbe essere un test. Va bene. Se poi si riesce a incidere sul ghiaccio, top. Oddio, non durerà molto l'incisione. No, però sai che ci sono pure gli scultori con il ghiaccio. Se qui apri la finestra un po' quando fa molto freddo, si può riuscire. Bene. Ci becchiamo alla prossima. Ciao! Ciao!